Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, un tablet davvero interessante per rapporto prestazioni-dimensioni. Andiamo quindi ad estrarre il tablet facendo scorrere da questo lato, possiamo vedere il dispositivo qua di cui parleremo subito tra poco. Andiamo a vedere il resto della dotazione, che comprende il caricatore con USB condiviso da ben 2A, il cavo dati USB micro USB, le cuffie auricolari presenti anche in questo caso, quindi accessorio non sempre presente nelle confezioni di un tablet, i gomini per l'adattamento per i padiglioni auricolari, la manualistica rapida e nient'altro. Riprendiamo quindi il dispositivo in mano e andiamo a parlare di dimensioni. Sono 219 mm per 128.5 per 7.2 mm di spessore per un peso di 336 grammi. La batteria che equipaggia questo tablet è di 4800 mAh. E andiamo a vedere la disamina dei lati del tablet. Qui sul lato sinistro solo lo slot di espansione micro SD, lato superiore che trova, con cui trova posto il jack delle cuffie da 3,5, lato destro che vede il microfono principale del tablet, tasto di accensione e spegnimento, blocco sblocco e bilanciere del volume, nonché la porta a infrarossi per le funzioni di telecomando. Andiamo nel lato inferiore, dove troviamo i due speaker stereo per la riproduzione dei suoni di sistema e l'entrata micro USB. Andiamo sul frontale, dove troviamo la camera da 2 megapixel con il sensore di luce ambientale, sotto i due tasti soft touch e il tasto centrale fisico per la home. Qua abbiamo multitasking e il tasto indietro. Andiamo a girare, troviamo la cover gommata che ormai identifica tutti i prodotti di Samsung, almeno quelli di alta gamma, che incastona la camera da 8 megapixel con il flash LED e autofocus anche in questo caso, quindi non solo reparto multimediale curato per il 10.1 ma anche su questo 8 pollici. E intanto che lo accendo vi parlo di altre caratteristiche tecniche. Qui potete vedere il display da come detto 8.4 pollici con risoluzione 1600x2560 pixel, quindi davvero elevata. E sono infatti 359 i ppi, i pixel per pollice. E troviamo poi nella dotazione del tablet anche accelerometro, giroscopio e come detto sensore di luminosità, oltre al GPS con GLONASS. Questo è il modello solo wifi, dotato di wifi A, B, G, N, AC dual band con wifi direct, DLNA e tutte le funzioni presenti sui top di gamma Samsung. Il processore che muove questo tablet è un Qualcomm Snapdragon 800 da 2.3 GHz quad core con GPU Adreno 330 e 2 GB di RAM, quindi versione solo wifi che non monta un Exynos come la versione da 10 pollici ma un potente Snapdragon 800. Vedremo poi come farà girare tutto nella recensione. Per l'unboxing è tutto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.